Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti nel mio canale, io sono Alex e per voi oggi andremo a fare una video recensione di Grid 2019, questo ultimissimo capitolo del Team Codemaster. E poi volevo rispondere alla vostra domanda che mi avete chiesto, se questo gioco qua è un gioco simulativo o un gioco arcade. Andiamo a scoprirlo insieme. Allora, innanzitutto andiamo a vedere le opzioni che ci sono principalmente in questo gioco. Abbiamo la classica carriera, il multigiocatore, quindi per giocare online con gli amici, il gioco libero, il profilo giocatore, il negozio e le opzioni, quindi le varie classiche impostazioni e opzioni che ci sono in tutti i giochi. Andiamo a vedere direttamente però la carriera, come si compone. Allora, abbiamo le 20 Touring, le 20 Stock, le 20 Tuner, le 20 GT, le 20 Fernando Alonso, quindi abbiamo anche una partnership con il pilota, l'ex pilota ormai di Formula 1, Fernando Alonso, e poi abbiamo gli Invitational, che sono quelli lì un po' più avanzati. Quindi io adesso in questo momento ho fatto tutta la versione Touring, Stock siamo quasi a più della metà e poi ho fatto altre categorie. Ogni auto ti chiede una categoria diversa, quindi ci sono le macchine da Touring che andranno a fare queste qua, tipo la Ford Focus o la Golf GT, ci sono la Subaru Impreza, come vedete anche qua Golf GT, e varie categorie. Ci sono anche queste qua, queste auto qui, Sydney Sprint Cup, quindi in base a quello che noi andiamo a fare ci dirà di scegliere auto diverse, anche qua quelle del gruppo 5, ci sono auto diverse. Poi andremo nelle stock, ci sono tutte auto, praticamente le muscle car qui sotto, le tuner, ci sono quelle lì tamarrate dal nome tuner, queste qua tipo la Honda S2000 tamarra, e poi le classiche GT come possono essere la Aston Martin o la Porsche, e ogni praticamente categoria di auto andrà a competere contro la stessa categoria, quindi non avremo possibilità di fare un multiclasse. Allora, questa qua è la modalità carriera che io ho quasi completato, anzi quasi, siamo a metà. Poi c'è la modalità gioco libero, che noi possiamo andare a sceglierci direttamente che cosa andare a fare, se Apex Point o Altorque, e poi la disciplina di gara, che o gara normale classica, quindi partiamo con le qualifiche e la gara, oppure controtempo, quindi praticamente siamo tutti in pista insieme, chi fa il miglior tempo vince. Qua le varie categorie di auto, quindi auto stock oppure touring, e poi la classe della vettura, che ce ne sono tante, il numero di partecipanti massimo 16 giocatori in pista e il numero di turni. Qua le varie piste, ci sono veramente tantissime piste in questo gioco, ci sono tante piste cittadine, e ci sono anche piste e circuiti reali come possono essere Brandach, come possono essere Silverstone, tantissime piste in questo gioco con varie configurazioni, si può scegliere come in tutti i giochi ormai i giri, l'ora, giorno, pomeriggio, giorno pioggia, quindi praticamente in qualsiasi ora del giorno possiamo andare a vedere se metterlo con il sole oppure con la pioggia, comunque quindi sereno o pioggia. Ordine della griglia casuale o livello pilota invertito. Queste qua sono le macchine che ti dà da scegliere. Questa qua che vedete qua in anteprima è la mia, dove non c'è scritto il prezzo, le altre sono da andare a comprare. Ci sono tante possibilità di modificare esteticamente le auto, andiamo a vedere. Come modificarle, possiamo andare a sceglierci qualsiasi livrea, classic, custom, tuner, quindi diciamo che è un gioco abbastanza personalizzabile. E poi dopo che abbiamo scelto la livrea si può andare a scegliere il colore della livrea, quindi qualsiasi colore possibile immaginabile che abbiamo qua, mi sembra un pochettino di vedere Forza Motorsport. Andiamo a sceglierne uno, ok. E poi si parte. Mister, dici qualcosa sul circuito della Dana. Cosa ci dobbiamo aspettare, ecco, oggi dai piloti del pioggia al tramonto? Siamo di fronte ad un ottimo circuito cittadino, Alex. Ha un po' di tutto: rettilinei veloci, curve paurose e muri che ti schiacciano. Ci sono pericoli nascosti in pista, come i cordoli che non perdoneranno chi li tocca. Grazie, Christian. Non vedo l'ora di commentare con te questa gara. I piloti saranno presto sulle strade della Vana, quindi prepariamoci per un altro emozionante evento del Great World Series. Guarda, come avete sentito, c'è anche il nostro, diciamo, ingegnere di pista, con la possibilità anche di avere un compagno di squadra.
che si può selezionare in base al livello, sempre più forte. Possiamo andare a cambiarlo, ce li sbloccherà man mano. Guardate ragazzi che grafica che ha sto gioco. Veramente, veramente bellissimo di grafica. Il pallino che vedete lì in alto di quella macchina lì verde è il mio compagno di squadra, che ci potrà supportare e sopportare per tutta la gara. Le prime sportellate, sì ragazzi, è un gioco dove si danno anche sportellate, non pensate di mettervi qua a fare il tempo pulito, bisogna anche un pochettino darsene di santa ragione. Non così. Ecco ragazzi, visto che ho bocciato quella macchina lì, vedete quell'omino rosso sulla macchina, sopra la macchina di quello, quello lì è il nostro, diciamo la nostra nemesi. Visto che gli abbiamo dato una botta, lui ce l'ha presa con noi. Abbiamo la possibilità anche di schiacciare un bottone, okay, e di dire al nostro ingegnere di far attaccare il nostro compagno di squadra. Ok, lui sta iniziando ad attaccare. Ecco, sta iniziando ad attaccare, quindi vuol dire che lui cercherà di andare più o meno forte in base a quello che sono le sue capacità. Mi ricordo che si possono anche andare a cambiare i compagni di squadra, metterli anche più forti. Graficamente un gioco bellissimo, stellare, molto molto bello da giocare tranquillamente con il volante come sto facendo io in questo momento, oppure da giocare tranquillamente anche con il pad. Ci sono anche altri visuali, guardate ragazzi che colore che ho messo, un colore oro cromato da tamarro puro. Il primo che mi è capitato, freno a mano. Allora ragazzi, dopo aver visto un po' di gameplay e tutte le impostazioni di questo gioco, vi andrò a dire, secondo me, com'è questo gioco. Mi avete chiesto, come vi dicevo prima, se questo gioco qua è un gioco simulativo, un gioco arcade, se conviene prenderlo, se vale la pena prenderlo. Allora, io premetto che se siete super appassionati dei giochi super simulativi, come possono essere R-Factor 2 o altri giochi, lasciate stare, perché questo qua è un gioco prettamente arcade. O arcade, se vogliamo fare gli inglesini. Io però vado a distinguere i giochi arcade, veramente arcade, i giochi meno arcade, i giochi un po' più simulativi e i giochi simulativissimi. Per farvi un esempio ragazzi, il gioco super arcade è un classico Need for Speed, dove prendi i salti, vai sulla luna, metti il NOS, vai a schiantarti contro i muri, fai salti dai palazzi all'altro, quello per me è un gioco super arcade. Questo si mette tra questo Need for Speed e la serie Forza Motorsport o Gran Turismo, che sono un po' più simulativi, sono sempre genere arcade, però sono un po' più simulativi rispetto a Grid. Quindi io metterei Grid tra Need for Speed e Gran Turismo e Forza, quindi abbiamo un livello di simulazione più basso rispetto a quei due, ma molto più alto rispetto a un classico Need for Speed. Quindi non è proprio il classico arcadone del secolo, perché le macchine non sono proprio facilissime da controllare, anche senza aiuti. Abbiamo la possibilità sì di mettere gli aiuti, abbiamo la possibilità di tenere la macchina in pista anche se stiamo andando un po' più forte. La macchina tenderà ad avere un po' di sottosterzo, un po' di sovrasterzo, comunque sempre molto controllabile dal volante o dal pad. Vi ricordo, è un gioco prettamente arcade, quindi si può giocare anche con il pad. Però non vi aspettate di trovarvi un gioco simulativo da questo. Rimarrete delusi, è un gioco molto divertente, veramente molto divertente, con una grafica bellissima, la possibilità di avere la pioggia in tutte le piste, la possibilità di avere il giorno e la notte in tutte le piste, tantissime auto, tantissime piste la fanno da padrona per questo gioco qua. Infatti è un gioco divertentissimo, poi anche la possibilità di avere delle piste reali su un gioco, diciamo, arcade, è molto importante, anche delle macchine bellissime riprodotte in maniera maniacale, sono fatte veramente molto bene per essere un gioco che non punta sul realismo, diciamo che è il punto di riferimento per la serie arcade di Grid. Sappiamo tutti che Grid è una serie
prettamente arcade, hanno voluto riproporre un altro grid con grafica nuova, tutto rivoluzionato, su queste nuove console o comunque sui sistemi di ultima generazione. Io sono veramente contento di aver comprato questo gioco perché, come vi dicevo, è un gioco molto divertente, si guida bene, ti fai la partitina. Non è un gioco dove devi cercare di fare il tempone, di limare il decimo, no, assolutamente, ti puoi solo divertire. Ci sono anche le prove a tempo. Non è impostato per essere un gioco dove ci passi ore e ore e ore per cercare di buttare giù un decimo. Per me è un gioco che conviene comprarlo se siete appassionati di giochi simil arcade. Se siete appassionati di simulazione vera e propria, ragazzi, lasciate stare, perché rimarrete, come dicevo prima, molto delusi, perché il gioco, dopo due o tre curve, vedete che la macchina, quando giri, gira anche a 200 all'ora, faccio un esempio, potreste rimanere molto molto delusi. Per quanto riguarda il force feedback di questo gioco, non pensavo, pur essendo un gioco così arcade, che avesse un force feedback così buono. Non è ottimo, non è il miglior force feedback che io abbia mai provato, però comunque sentire la macchina quando scivola, quando c'è il bagnato, quando prende un cordolo, quando perde aderenza, per un gioco così è, diciamo, un punto e un passo avanti che stanno facendo anche le case costruttrici, che non puntano tutto sul realismo, però comunque possono regalare delle emozioni anche ai videogiocatori normali, videogiocatori che non puntano tutto sulla simulazione vera e propria e che hanno sistemi di simulazione da migliaia e migliaia di euro. Si può anche tranquillamente giocare, come faccio io, con un volante normale così, e godersi anche un pochettino le sensazioni di una guida un po' più sportiva di questo gioco. Il suono delle macchine è fatto benissimo per tutte le auto, si sente la differenza tra una macchina turbo e una macchina aspirata, comunque ormai quello lì è lo standard di tutti i giochi, riuscire a riprodurre il suono in maniera molto molto certosina. Quindi, ragazzi, che dire, questo gioco qua è un gioco molto molto divertente, ve lo consiglio di nuovo. Io spero che vi sia piaciuta questa mia video recensione su tre schermi in game, anche se di gioco abbiamo visto poco, però io ci tenevo tanto, anche perché di gameplay ce ne sono tantissimi in giro per il web, e ci tenevo proprio a dirvi la mia su questo gioco. Quindi, se vi è piaciuto il video, lasciate come sempre, ragazzi, un polliciozzo in su, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, attivate anche la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butterete un nuovo video e quando faccio le live, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video e alla prossima live, ragazzi. Ciao!